Salve gente, io sono Nicknet. Oggi in questo video andrò a visitare questa mappa di uno zoo costruita dal mio amico Juggernaut. Mi ha chiesto di vederla in un video così per valutare e per dirgli come può migliorare a costruire le mappe anche, visto che sono un builder. E niente, colgo anche l'occasione per spiegare anche un po' a voi. Quindi intanto che consulto questa mappa fatta da lui, intanto posso dare anche dei consigli a voi. Intanto visitiamo questa mappa. Appunto è uno zoo e inizia in questo modo qua. Allora, qua c'è un libro. Ah, ha fatto anche la mappa. Mappa e biglietti. Ma ok, non mi dai biglietti? Io voglio biglietti. Ah, eccoli qua i biglietti. Li devo rubare. Ne rubo uno. Ecco, adesso un biglietto. E allora qua c'è un... Vabbè, sì, è fatta in inglese. C'è scritto che in questa mappa non ci sono regole, si può esplorare liberamente e non bisogna liberare gli animali, sennò qua scappano, poi è un problema. Quindi qua abbiamo la mappa. Noi siamo qua. E ha usato i banner per fare tutti i nomi, no? E appunto, se mettiamo dei banner, mi sembra rinominati, poi con tasto destro con la mappa potremo vedere sulla mappa appunto questo simbolino qua con il nome. Sì, qui è un pochino sovrapposto, non si capisce bene, però vabbè. Welcome to Minecraft Zoo. Appena entriamo abbiamo delle gabbie di mucche e maiali. Vediamo cosa ci ha fatto. Allora, mucche. Qua abbiamo, vabbè, un po' d'acqua con anche le alghe, grano. I calderoni con latte, mi sembra giusto. E poi anche una sorta di piccolo tetto per quando piove. Sì, sono a cielo aperto queste, meglio così. Dai maiali abbiamo il fango, giusto. Poi carote, calderone con l'acqua e anche un composter. Qui immagino che siano tutti gli animali della pianura prima. Qua abbiamo i polli col pollaio. Ah, bello, ho fatto la build hack... Quella per... non mi viene il nome. Per il nido, sì, si dice nido. Di solito si dice per altri uccelli, non per i polli, però... Sì, mi sembra nido. Qua mi confondo, sono un po'... Boh. Qua abbiamo le pecore, che sono di tre colori diversi. Abbiamo due bianche, una grigia e la rarissima pecora rosa. Bel dettaglio, mettere anche lei. Beh, qua niente di speciale, solo grano, qualche fiore e poi ancora l'acqua. E qui già abbiamo dei bivi e... diverse vie. Andiamo di qua. Mushrooms. Mushroom cow. Sono queste qui. Vabbè, giustamente con l'ambiente delle Mushroom Island. C'è anche un fungo che va fuori dalla cella. Cioè, cella. Sono incarcerati dalla gabbia. Qua abbiamo i lama. Per qualche motivo è fatto così il muro. Più alto, va bene. Devo vedere in F5. E come ambiente hanno appunto gli spruce. Vedo lì della neve per ricordare le montagne. E c'è quello lì che si sente un ladro. Fammi vedere da vicino. Ciao. Lui è un ladro. Alla benda, la maschera. Ma perché si chiama appunto? Che bel nome. Ah beh, per non farli despawnare. Invece lui è il lama creeper. Adesso esplode. Invece di qui abbiamo i cammelli. Solo che uno dei due è appena preso danno, ho sentito. Come mai? Ah, perché c'è il cactus e giustamente prendono danno. Bisogna mettere... Boh, delle barriere o fare in modo che non ci vadano incontro. A parte che... ecco di nuovo. Sì, ma allora sei ma ancora! Basta! No, niente, non ce la fa. Ancora! Vabbè, a parte i problemi di questo qui, abbiamo una zona coperta con l'acqua, ho fatto qua una tettoia, ha fatto la palma con i vasi, cosa che mi piace molto perché... No, ma non è possibile, cioè lo fai apposta. È una bella build hack anche questa e si potrebbero fare anche con i blocchi di... come si chiama? Detriti antichi. Sì, proprio in stile deserto, ci piace. Qua c'è di nuovo la mappa. Vabbè, torniamo al bivio di prima e di qui abbiamo Silverfish... E Endermite, li ha messi vicini. Ma qua non ha messo i pannelli, quindi devo volare per vedere. Solo un silverfish da solo, poveretto. E per qualche motivo c'ha dell'azalea e vabbè l'acqua. E ci avrei messo più che altro della stone, appunto perché si trovano nella stone, vabbè, o degli stronghold oppure sotto le montagne. A volte si possono trovare. Qui invece abbiamo l'Endermite. Ci sta, vabbè, l'Endrod, dei Chorus. E qua cos'ha? Il suo divanetto. Ah, qui i conigli. C'è anche una scala lì sotto per qualche motivo. Vabbè, intanto sopra, bello, c'hanno la loro tana fatta con la terra, con anche le radici e i licheni. Invece qui sotto cosa c'è? Ah, c'è dentro la tana, bello. Puoi spiarli, non si possono nascondere in nessun modo. Poveri conigli, sono sorvegliati 24 ore su 24. Ok, qui vedo qualcosa di grosso, cos'è qua? Pipistrelli e pappagalli. Allora qui, ok, ha fatto una sorta di caverna... Ma non del tutto, ho fatto il pavimento con le dripstone e l'acqua fatta con gli scalini, così almeno non è troppo grande. E poi sono tutti sul soffitto i pipistrelli, ma vabbè. E ha messo direttamente le dripstone alla stone.
cioè Stonebrix. Ah, poi cose che correggerei, cose che farei in modo diverso, lo dico tutto alla fine del video. Poi invece abbiamo i pappagalli con le loro gabbiette, molto belle. Poi le angurie, ah, sono tutti così, non ce n'è neanche uno libero. Sono nella gabbia, fantastico. E poi ci sta lì una sorta di luce gigante. Invece qui abbiamo gli ocelot, dove sono? Ecco lì, si nascondono nell'erba. Hanno gli alberi della giungla, anche loro i meloni, e la gabbia è fatta anche con legno di giungla. No, niente! Qui ci stanno le liane fuori dalla gabbia! Posso entrare? Ecco, sono entrato nella gabbia di qualcuno. Dei panda, quanto pare. Ecco, adesso sono anche io un panda. Ma cosa ha fatto? Ha fatto il coso giapponese, come si chiamava? Tori, forse, qualcosa del genere. Sì, confermo, si chiamava Tori con due i. C'è anche il panda marrone, attenzione. Vabbè, ponte, qua un'altra... Cos'è, un'impalcatura col bambù? Bella, bella. Qui ritroviamo di nuovo la mappa. Qui c'è un'altra gabbia grande per le api. Quindi i volatili hanno le gabbie proprio giga enormi. Vabbè, c'è un alveare, un po' di fiori. Di qui vedo ancora ambiente di montagna. E sono le capre. Ah, qua ha messo anche le barriere perché sennò escono saltando, ovviamente. Ah, le ha messe proprio ovunque. Non possono neanche saltare proprio di un blocco. Se no era impossibile tenerle dentro. Adesso di qua si va avanti. Però prima faccio il lato di qua che non ho visto. Ah, i ragni. Vabbè, sono anche loro animali. Sarebbero mostri, però... Vabbè, contiamoli come animali anche loro. Giustamente nelle caverne poi ragnatele i minerali. E invece i ragni velenosi, appunto, nelle mineshaft, come giusto che sia. Con anche lo spawner. Qui abbiamo cavalli, i muli e anche gli asini. Posso vedere anche cavallo scheletro e anche cavallo zombie. Proprio tutti, se ci sono. Vabbè, hanno una sorta di stalla con il fieno, l'acqua e il composter. Alcuni hanno anche le armature. Vediamo se c'è un easter egg nelle ceste. No, questo è vuoto. Questo? No, neanche. E qua abbiamo gli allei, che non mi sembra fossero animali, ma mettiamoli lo stesso nello zoo. Sono quelle creature di Minecraft pacifiche. E ha fatto tutta la gabbia con l'ametista. Questo perché gli allei si duplicano con l'ametista, appunto. Quindi ha deciso di metterli con tutti i cristalli di ametista. Molto bello. Invece di qui abbiamo i gatti, che hanno... Cos'è qua? Ci sta tipo una foresta con i tronchi, qua la loro cuccia qua. E niente, c'è pieno di tronchi, si mangiano i tronchi questi. Quindi qui poi ci sta un ponte per la prossima zona, che però è anche la gabbia delle rane, a quanto pare. Perché ha messo una sorta di palude sotto il ponte. Andiamo a vedere meglio. No, niente, ci sono le barriere, non posso andare sotto. Vabbè, ci stanno le rane. Cane da zucchero, mangrovie, bellissima la build duck, apprezzo sempre le build duck nelle mappe, che sarebbero i fiori di lotus questi qui. Invece nella zona dopo il ponte ci sono gli armadilli, e questo qui si è chiuso, ho paura. Una skewt, la rubo subito, adesso è mia. No, niente, lo spavento. Cane da zucchero, vabbè, gli alberi di acacia, la tana, un'altra skewt, la rubo. Vabbè, la loro tana sottoterra, ok. Stavolta vado prima a destra e abbiamo una dark walk con... Il Ravager, va bene, vabbè, è tipo una sorta di toro, vabbè, anche lui è un animale, ovvio. Ha deciso di metterlo nella Dark Oak, penso perché appunto la magione nella Dark Oak, anche se lui spona solo nei raid. Qui c'ha la sua cucciona, con la sua acqua e niente. C'ha addirittura le sbarre, se no questo qua evade. E qui abbiamo gli Zoglin perché gli Oglin nell'Overworld appunto diventano Zoglin, quindi... Non si potevano mettere, che sono dei maialoni comunque, maialoni zombie, quindi va bene. Anche loro animali strani, ma comunque ci piace. C'hanno la lava invece dell'acqua, perché sennò a loro piace bere la lava, l'acqua non gli va bene. E abbiamo anche gli Strider, sì, qua tutte le cose del Nether. Strider che hanno appunto la loro lava. Vabbè, poteva metterne anche un pochino di più, poverini, sono rinchiusi in quella pozza lì, non vogliono uscire. E invece qui abbiamo una gabbia gigante per lo sniffer, solo uno, ma c'è una gabbia gigantesca e ha giustamente tutti i fiori che trova appunto annusando in giro. Ecco, qua ce n'è uno. E ha messo anche le cherry, penso perché lo sniffer è uscito nello stesso aggiornamento delle cherry. Tornando indietro di qui abbiamo le volpi. Ha messo una zona con la neve anche. Beh, c'è una volpe bianca anche. C'è una volpe bianca che sta dormendo. Mi ha messo la volpe bianca che si è rubata la casa delle altre, ma dettagli. E c'è l'altra che stanno dormendo sotto un albero. Sì, tutte che dormono. Invece qua di fianco abbiamo i lupi. E abbiamo anche di diversi tipi. Ci sta questo qui bianco. Vabbè, forse sono anche tutti. E ci stanno tutti i tipi di lupi. Hanno qua la loro pozza d'acqua, cane da zucchero, alberi e erba alta. E hanno anche la tana come gli altri. Qui vedo un igloo. Attenzione. Qua ci stanno gli uomini polari. No, invece no. Sono gli orsi polari. Ce ne sono... Tre, hanno qua il loro igloo molto spazioso, la loro acqua, nessun albero, tutta neve e via. E questa era l'ultima, penso, perché qui c'è una porta
Ah no, qui è vero, c'è l'acquario. Qua ci sono appunto tutti i pesci. Abbiamo i merluzzi, i salmoni, i pesci palla che hanno anche i coralli dietro. E penso anche, esatto, i tropical fish, i pesci tropicali. Ci sono anche un bel po' di tipi. Ecco, qua c'è Nemo. Ciao Nemo, ti ho trovato. Qua ci sono gli squid. Qua penso, esatto, i glow squid con le rocce, giusto? Perché possono spawnare nelle acque che però devono avere sotto stone o altri tipi di pietre. In un raggio di 5 blocchi almeno. Cioè 5 blocchi sotto. Gli axolot, che hanno appunto... Sì, vabbè, sono creature marine, però sono anche di terra, quindi... Però le ha messe comunque nell'acquario, ci sta giusto così. Chi è che prende danno? No, cosa fa? No! Lo salvo io! Vai in acqua! Un rip nei commenti per l'axolot. Io ho cercato di salvarlo, ma è stato tutto inutile. Ecco, la zaia lì in realtà era un'assassina. Ha bloccato l'axolot ed è soffocato. Ma poi sono arrivato qua proprio nel momento che è morto. Non ho fatto in tempo. Comunque stavo dicendo appunto che questa gabbia... Vabbè, intanto non li faccio uscire. Questa gabbia è maggior parte aria, poi un po' d'acqua. Io avrei fatto magari due strati d'acqua, cioè altezza 2 con l'acqua. E poi invece più in alto la parte con l'aria, però ok. Poi ho notato anche che ha messo l'axolot blu, fantastico. Poi abbiamo le tartarughe, anche loro con una zona di superficie e l'altra l'acqua. Poi abbiamo i delfini che per qualche motivo hanno l'acquario più grande di tutti. Non li vedo neanche, dove sono? Delfini, qua devo rompere. No, ho rotto tutto, ho fatto il danno. Lasciamo stare, non, mi sa che i delfini non esistono. Gli ha messo qui la zona sopra per respirare. Ma mi sa che i delfini si sono suicidati. Non avevano voglia di respirare questi qua. Perché i delfini di Minecraft sopravvivono se stanno sia in acqua sia in aria. Devono stare un po' in acqua, un po' in aria. Se non stanno per un certo tempo né in aria né in acqua muoiono. Quindi beh, mi sa che non sono voluti salire a respirare. Vabbè, vorrà dire che li rimetterò io i delfini. Ecco, facciamo finta che siano sempre stati loro. Proviamo di spectator, evito di rompere tutto un'altra volta, che sennò qua mi picchiano. Rimetto anche i tappeti. Ok, forse un po' esagerato con i delfini, ma lasciamo stare. Allora, questo era tutto per questa mappa. E adesso vi dico un po' cosa ne penso e cosa si può migliorare, appunto, dal punto di vista di un builder. Intanto partiamo dall'inizio, anzi non proprio dall'inizio, dal contorno. Perché oltre alla mappa, vabbè, è fatta su un mondo piatto. E vabbè, fuori cosa c'è? Niente, il mondo piatto. Quindi... Ma qua ci sono degli axolot sull'albero. Vabbè, lasciamo stare. Quindi secondo me sarebbe stato bello mettere qualcosa intorno, fuori dalle mura, così un po' per panorama. Vabbè, non è che si deve fare per forza. Però cosa avrei fatto io? Io ho la mod Axiom, che ve l'ho già fatta vedere in altri video, che è questa magia qua. Vabbè, basta scaricarsi Fabric e poi installare la mod. Quello che avrei fatto io è usare... Dov'è? Questo strumento qui, aumentare il raggio, poi così qua intorno facevi delle montagnette belle belle, ci mettevi sopra qualche albero, sta laggando tutto, fantastico. Ecco, io avrei fatto tipo una roba del genere. Vabbè, adesso l'ho fatto velocemente, mi sembrerà di aver visto che infatti è un po'... Diciamo che il muro lì ha deciso di salire anche lui, però così se tu sei dentro allo zoo, vedi fuori che ci stanno le montagne e non il vuoto. E così niente, rende un po' il tutto più bello visivamente. Sì, poi vabbè, avevo detto di metterci anche gli alberi. Adesso non c'ho voglia di stare a metterli, però con gli alberi sarebbe ancora meglio. Per il resto, vabbè, intanto le mura in sé, gialle, vabbè, ci stanno, non sono dettagliate, sono così, però ci può stare per uno zoo. Invece le gabbie, queste qui, sono fatte molto bene, mi piacciono, anche questa. Quella dei lama magari ci avrei messo un pochino più di stone in giro, anche perché c'è nelle montagne. Anche questa mi piace. Invece quella del silverfish non capisco bene perché ci ha messo qua l'erba e l'azalea. No, ma ha intrappolato anche il silverfish, l'azalea. E avrei fatto una sorta di caverna molto piccola, quindi usando stone, magari anche stone bricks da qualche parte. Però forse addirittura ci va dentro il silverfish nella stone. Però vabbè, se ci metti quella infested con già dei silverfish dentro, mi sa che non ci va più dentro. Però non lo so. Facciamo un test. Vediamo se io metto della stone. Boh, non c'ha voglia. Eccolo, è entrato. Ha deciso di entrare. Adesso vediamo se con la infested entra. Vediamo, spawn un po' di silverfish. Ancora. Fatemi vedere se entrate. Ah, pare di no. Ce ne sono così tanti e comunque non entrano. Quindi sì, si poteva usare le infested e così almeno si poteva usare la stone senza fargli entrare. Anche quella dei conigli mi è piaciuta molto, soprattutto la parte qua sotto per vedere la tana. Però io decorrerei un po' qui e non lasciare solo terra. Facciamo magari usare un po' di abete, un po' come appunto la scala e anche il fuori della cella. Ancora c'è la gabbia. Poi ci sono le gabbie grandi qua per i volatili, che ci sta come idea, però tipo qua, invece di fare così...
dripstone solo qua per terra, la dripstone attaccata. Intanto la dripstone l'avrei messa vicino ad altri blocchi di dripstone e avrei messo un po' di blocchi di stone o varianti attaccate al muro per far sembrare un po' come se fosse una caverna, come se fosse, non so, un pezzo di caverna tagliato e ficcato qua nella gabbia. Renderlo un po' più naturale facendo anche del terraforming anche con la stone. Per i pappagalli, vabbè, avrei semplicemente messo anche qualche pappagallo libero, cioè non seduto. Quello degli allei mi piace molto, ma io ti direi di mettere un po' di ametista anche nel pavimento, in questo modo qui. Fai un po' così, allunghi, fai così e potete vedere che già così direi che è molto meglio, più incastrato proprio nel terreno. Anche qui cavalli, ragni, così, niente in particolare da dire. Una cosa che invece vale per tutto sarebbe un po' texturizzare in giro, appunto ad esempio la stone, non mettere solo stone, magari anche un po' di andesite, tufo e che altro, magari anche addirittura della concrete si potrebbe usare, però boh, dipende. Quella dei gatti non ho ben capito perché ha messo i tronchi in giro così, ma ok. Ha rimesso più tipo i giochi, quelli dei gatti, che sono tipo dei pali con delle cose, delle cuce, tutti morbidi, così li possono graffiare. Vabbè, quelli. Anche in quella delle capre, come nei lama, ho rimesso un po' più di stone. Quella dei panda mi è piaciuta un sacco, anche quella degli ocelot ci sta. Una cosa che avrei fatto, vabbè, non solo per queste, magari fare degli alberi custom invece che piantare quelli che ci sono già così, anche se, vabbè, sono più naturali per Minecraft, però se vogliamo fare una cosa proprio tutta pazza, ci facciamo gli alberi fatti a mano. Anche qui stessa cosa, per il resto perfetto. Gli armadilli magari si poteva mettere un po' di packed mud in giro, non so perché, ma ricorda un po' il colore dell'armadillo, magari ci poteva stare. Ah, e qui in tutte queste cucce qua, invece di mettere le slab di stone, che non c'entrano niente con la terra, secondo me andava bene anche delle slab di oak, che sembra un po' più o meno il colore della terra, magari anche slab di giungla comunque, così almeno non c'è della stone così in mezzo alla terra, cioè almeno il legno ricorda un pochino il colore della terra. Poi vabbè, anche qui valgono le stesse cose di prima, niente di che. Qua, come avevo già detto, allargare un po', mettere più lava, perché sennò poi ecco diventa viola, poi a freddo, poverino, si congela qui. Quella dello sniffer avrei aggiunto un po' d'erba in più, magari erba alta. E poi come anche da altre parti avrei messo un po' più di tridimensionalità, qualche blocco un po' così che sporge, no? Vabbè, adesso non proprio così, però qualche montagnetta, toh. Poi questo igloo qui, come avevo già notato prima, è un po' troppo cubico. Poi magari qua dentro si può fare semplicemente una cosa così, ci metti un attimo a farla, ecco, già così è un po' più tondo. Poi anche qui fuori si poteva fare un po' più tondeggiante, ecco, già così sembra più tondo per qualche motivo, solo aggiungendo pochi blocchi. Ho fatto così e solo così già va molto meglio. Poi vabbè, l'acquario da fuori meglio che non ne parliamo, che sembra, non lo so, quelle merendine lì con il cioccolato e lo strato dentro di crema al latte. Solo che mancano gli strati di cioccolato sopra e sotto, ma vabbè. Anzi, adesso vedi cosa ti combino. Oh, così va molto meglio. Così è una perfetta merendina. Vabbè, a parte gli scherzi, magari qua si poteva coprire un po' il retro. O, non lo so, decorare un po' meglio l'acquario anche da fuori. Magari qui se ci metti del vetro si vedono anche i pesci da fuori. Magari rende un po' meglio... Successo. Rende un po' meglio l'idea. Prendo qua il vetro. Vediamo se becco il punto giusto. No, c'è il doppio muro qua. Perché c'è il doppio muro, ma... Vabbè, si può fare comunque. Anzi, così c'è anche più tridimensionalità, meglio ancora. No! Non è successo nulla. Ah, eccolo qui, molto meglio. Poi lo decorerei anche più, tipo, in una maniera del genere, mettendo cose intorno, in questo modo qui. Poi qua le scale, vabbè, faccio veloce adesso. Per una roba del genere, comunque decorare meglio. Invece l'interno dell'acquario direi che ci sta, vabbè, fatto tutto col quarzo. Magari si poteva usare anche un po' di calcestruzzo bianco da qualche parte, magari anche qualche altro blocco azzurro, magari qua sotto da qualche parte, un po' di concrete ciano magari. Poi come avevo già detto, qua avrei messo tipo metà della gabbia con l'acqua e l'altra metà invece con l'aria. E per i delfini, ecco, esatto, tutti i delfini che avevo messo prima sono morti di nuovo. Bisogna sistemare un attimo i delfini. Bisognerebbe mettere anche qui metà fatta d'acqua e metà fatta d'aria, un po' come dicevo con gli axolot. Bisognerebbe fare la stessa cosa anche qua. Quindi alla fine direi che la mappa è fatta bene. Bisognerebbe texturizzare di più, sistemare i poveri delfini e anche togliere le azalee dagli axolot, che sono molto pericolose. Provare a fare degli alberi custom e provare a fare anche delle montagnette nelle gabbie, non fare tutto piatto. Non ci piacciono le cose piatte. Più volume. E appunto anche decorare un po' l'esterno, così più bello. E niente merendine strane. E parlando di texturizzare, anche i sentieri li avrei fatti un po' più texturizzati, magari con il packet mud, magari anche la dripstone, non lo so. Un po' come ho fatto nel mio mondo hardcore, i sentieri del mio mondo hardcore. E poi magari anche qualche cartello in giro, magari lì dove si va
dove ci sono i bivi destra e sinistra, di qua ci sono le gabbie di questi animali, di qua le altre e così via. E magari anche un po' di cespugli in giro, qualche albero, no? Così per decorare meglio anche fuori dalle gabbie. Quindi per questo video era tutto, mi raccomando lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ditemi cosa ne pensate nei commenti di questa mappa e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Addio!